Se date un'occhiata al carrello delle bevande sugli aerei, troverete quasi sempre del succo di pomodoro, solitamente meno richiesto di quelli più tradizionali come il succo d'arancia o di mela. Vi siete mai chiesti perché così tanta gente lo sceglie mentre vola? Perché il vostro gusto in volo cambia, per più di un semplice motivo biologico. Se mangiate un boccone prima di salire su un aereo, probabilmente capirete meglio la differenza. Una volta in volo, il senso del gusto non è più lo stesso. Tra i motivi principali, la diminuzione dell'olfatto, che avviene quando si vola a una quota attorno ai 10.000 metri. Ricordate l'ultima volta che vi siete raffreddati? Faticavate a percepire e a distinguere i sapori, perché il vostro naso era intoppato. E se l'olfatto si indebolisce, diminuisce anche la percezione dei sapori. Beh, in volo è come se il vostro naso fosse raffreddato. Questo perché il clima in cabina è estremamente secco. A 10.000 metri di quota, il tasso di umidità nell'aria è inferiore a quello che si può trovare nel deserto. E la pressione dell'aria, molto più bassa del solito, fa diminuire il livello di ossigeno nel sangue. La combinazione tra secchezza dell'aria e bassa pressione riduce la sensibilità ai cibi dolci e salati di circa il 30%, secondo un recente studio commissionato da Lufthansa. Ma non sono soltanto le condizioni all'interno della cabina a disturbare il vostro olfatto e di conseguenza il gusto. Il rumore generato dai motori dell'aereo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Food Quality, fa sì che i passeggeri che mangiano in volo avvertano meno il dolce e il salato rispetto a chi consuma il proprio pasto in un normale silenzio. Tutto questo reca non pochi disturbi alle ditte di catering che forniscono i cibi da consumare sugli aerei e che devono tenere conto di diversi particolari. Ingredienti come il curry e la citronella aumentano l'intensità del loro sapore se consumati su un aereo, mentre cannella, ginger e aglio mantengono il loro gusto. Alcune compagnie aeree utilizzano oli e succhi concentrati di frutta e verdura che aiutano a compensare l'eccesso di sale che il menù a bordo potrebbe richiedere. Ed ecco che torniamo al succo di pomodoro. Se bevuto in volo, tende a solleticare le vostre papille gustative con il suo particolare gusto di umami, il quinto elemento del gusto che siamo in grado di percepire, insieme a dolce, amaro, salato e acido. La prossima volta che prendete l'aereo dunque, fate un pensierino anche al succo di pomodoro.